Buongiorno, 8 e 24. Sì, bimbi 1 e 2 a scuola. Bimba numero 3 ancora dorme, se la dorme la puzzona. Bagno pulito, letti rifatti, un'asciugatrice l'ho fatta partire, ho piegato un stendino, ho fatto partire un'altra lavatrice che vorrei stendere perché è uscito un po' di sole. È tornato il tempaccio e il freddo praticamente qui da noi e niente, ora mi metto a fare una pulitina veloce, vorrei andare a fare una passeggiatina con la piccola, ma il tempo non è promettente perché ora c'è il sole ma ho visto qualche nuvola. Ma prima di iniziare a essere operativa, vado a prendere la mia vitamina. Guardate che carine. Sono di questa azienda qua, della Bears Benefits, e mi sento molto Sabrina Ghio. Ovviamente è una sponsorizzazione, quindi premetto. Ci sono varie vitamine, ma veramente di tutti i tipi. L'unico che ancora non ho provato, che infatti questo qui ancora è chiuso, come ben vedete, è questo qua per i capelli, cioè per unghie e capelli. Questo ancora non l'ho provato per il semplice motivo che ci sono anche dei prodottini apposta specifici per gravidanza e post gravidanza e con qualche codice sconto vi dirò che comunque le andate a pagare meno di quelle classiche che magari si possono trovare in farmacia. Queste sono proprio per dopo il parto e queste infatti ancora non le ho iniziate perché diciamo che questi nutrienti li trovo già direttamente anche qui in queste vitamine dove, per l'allattamento. E quindi sinceramente mi sto trovando molto molto bene e a livello di quantità e prezzo comunque costano meno di quelle della farmacia. Io ho sempre usato Multicentrum, che erano due pasticche da prendere insieme, proprio quelli Multicentrum post parto, insomma, specifiche per l'allattamento. E quindi niente, mi sto trovando molto molto bene con queste che sono After Baby. Io comunque vi lascio, mi si è sbeccato un dito. Questo è quando uno si mette sempre le mani nella candeggina. Mi si è sbeccato solo questo. E niente, io ho già una decina di giorni che le prendo. Guardate come sono carini. Poi sono proprio degli orsetti gommosi. Quindi non pesa neanche prenderle. Altre vitamine che anche queste sto provando sono queste, diciamo, bruciagrassi. Ora, premetto che le ho iniziate da poco. Quindi io non so se è una coincidenza, ma ho perso quasi 1 chilo. Però ci sta che sia anche il fatto che ho partorito comunque da 2 mesi, quasi 3 mesi, quindi è normale che io, il mio corpo, tra virgolette, inizierà a perdere peso in teoria, però non sto seguendo nessuna dieta, né sto cercando di stare attenta, né faccio attività fisica, se non quella, l'attività fisica da madre. Quindi semmai di questo che sto provando, magari più avanti, vi farò sapere. Hanno un profumo di tipo di menta e di limone e a livello di sapore per me sono molto più buone di quest'altre. Infatti, cioè, devo incaponirmi che non sono caramelle da mangiare, ma comunque sono vitamine. Vado. Ovviamente se siete la puzzona io sono ancora in alto mare. E la puzzolona! Buongiorno poppettona, buongiorno, è finita l'ora di fare la pappa. Poppettona, poppettona puzzolona, come siamo belle, morbidose e simpatiche. Ragazzi, abbiamo rimesso la ciniglia. C'è un mio capello, ragazzi, l'allattamento fa perdere i capelli. Ui! Notare? Vabbè, questo è ancora 1 o 3 mesi, E te sei piccolina, Pucciolona, non sei una gigante, vero mamma? Pucciolona.
Questo tempo è pazzo. Per fortuna le cosine, diciamo, primaverili, a parte i completini che magari mi hanno regalato per uscire, insomma, un pochino più carini. Perché io, ecco, dell'1-3 mesi avevo preso quelle 5/6 tutine e 3 vestitini più carini per uscire. Ho fatto la cosa con il 3-6 mesi. Il 3-6 mesi ovviamente l'avevo preso più. La ciniglia non l'ho presa, mi è stata regalata qualche tutina in ciniglia, ma non avevo comprato ciniglia in 3-6 mesi. E niente, è arrivato, diciamo, il caldo poi in questo periodo e lei ancora vestendo 1-3 mesi, fortunatamente avevo trovato tutte le tutine di mia, abbiamo trovato le tutine che erano di mia nipote, che lei è nata ad agosto, quindi diciamo la taglia 1-3 mesi, a parte diciamo quello in piena estate, è nata l'11 di agosto e aveva poi diciamo tutte queste tutine, queste 5-6 tutine in cotone, qualcuna in caldo cotone, quindi ecco fortunatamente non le ho ricomprate perché sennò ecco l'avrei lasciata con un body a manica lunga e un collant magari per dormire, in qualche modo ho arrangiato qua prima di trovare queste tutine, perché ne volevo comprare un paio, però ecco non ho trovato granché ora perché c'è già tutta la collezione estiva per chi deve fare il corredino. E sì, puzzolona. E quindi niente, ora ho messo la poppettona e finì, la mamma finisce di fare le pulizie. Oh, la poppettona quanto è carina, la poppettona. La poppettona quanto è carina. Quanto è già cresciuta con questo capino. Dove vai che sei piccolina? Appoggiati. Vedi che ciondoli? Giù. Ok, ho scelto l'outfit dell'uscita di quando è uscita dall'ospedale, che è da tantissimo che non glielo metto. E glielo voglio mettere un'ultima volta prima di metterlo via, perché ho paura che poi tra un po' non gli starà più. E poi porta questo, diciamo, copricuore, non so come si chiama, coprispalle sopra. E questo è, diciamo, molto versatile perché questo qui l'abbiamo usato tanto da sopra outfit, vestitini, e questo sicuramente lo userà tantissimo e magari per qualche serata estiva più fresca glielo lascerò perché non è quel, non è lana, non so che, come, come si chiama questo tessuto. Comunque ora gli sta perfetto, cioè immaginate come gli stava quando è uscita dall'ospedale, che è nata di 2,5 kg, cioè 2,6 kg per 48 centimetri, era uno sputino. Quindi proprio immaginate. I calzini che avevo col fiocchettino sono da lavare purtroppo, quindi io ho messo quest'altri qua. Tanto non dobbiamo fare niente. L'unica cosa che faremo oggi è andare da mia mamma. Allora, ho perso un botto di tempo. Si sta rannuvolando. Penso che tra un po' inizia a piovere, quindi non scendiamo. Non so se ve l'avevo detto. Sono le 10 e un quarto. Ho finito ora di pulire la camerina. Devo solo sistemare un po' la camera da letto e spolverare. La puzzona si è addormentata. Ho perso un po' di tempo perché sono stata al telefono con l'amministratore, che chissà, mi è esploso il bagno ieri. C'erano le fosse condominiali intasate. Oltretutto, c'è stata anche una mezza discussione perché io e il mio compagno abbiamo risolto il problema da noi senza passare dal condominio. Ma sinceramente, se passavamo tramite il condominio sarei stata almeno 24 ore col gabinetto in quella maniera e con l'acqua sporca, non entro nei dettagli, che usciva dal gabinetto. Cioè il mio compagno ha dovuto prendere, l'ho chiamato in preda al panico e non vi dico, poi chi ci segue su Instagram avrà visto le foto e le storie. Poi ovvio che dopo che l'abbiamo presa a sorridere, ma lì per lì ragazzi ero impanicata, perché poi insomma acqua sporca del gabinetto vi posso solo far immaginare. E quindi c'è stato anche un putiferio con il condominio, che la gente si è incazzata perché abbiamo risolto noi il problema senza passare dal condominio. Se cambio casa, ragazzi, non voglio il condominio. E in parole povere, insomma, sì, ho parlato con l'amministratore, che poi ieri, tra una cosa e quell'altra, ragazzi, io avevo da stadiate bambini, non avevo. Poi mi era preso il nervoso a me e al mio compagno perché. La gente invece di ringraziare, perché quelli del piano terra, ragazzi, erano sommersi, cioè proprio se noi avevamo questo problema, quelli del piano terra, i ragazzi d'autospurgo hanno detto che erano veramente sommersi. Invece di ringraziare che abbiamo risolto il problema in un paio di ore, tra virgolette
sbagliando perché abbiamo pagato subito noi e quindi la missione ha detto: guarda, non vi posso garantire la quota ovviamente degli altri condomini perché non è stata filtrata dal condominio. E noi si è detto: ragazzi, non è problema dei soldi, preferiamo sborsare i soldi tutti noi, ma noi con i bimbi piccini in casa non ci possiamo permettere una casa piena di merda. E quindi ecco, sta il buon senso dei condomini, ma sicuramente non si vedrà una lira, però vabbè, non importa. Ragazzi, mi è arrivato il pacco! Cade a pennello perché ho finito anche tutte le pulizie. Sono le 10:23. La Matilde dorme. Vi faccio vedere cosa. Questo è il secondo ordine Avon per le clienti. Approfitto perché nei video scorsi avete mostrato interesse, diciamo. Vi faccio vedere brevemente. Vabbè, qui c'era la fatturina, altri cataloghi sempre di questo mese, quindi questi quasi quasi scriverò i miei contatti e li lascerò magari in qualche salone di bellezza. E niente, allora, praticamente principalmente sono solari e per me mi sono presa che veniva 1 euro nell'angolo consulenti privati. E penso sia, quanti litri sono? Mezzo litro 1 euro. Buono. È così. Ok. Sono curiosa, scusate. Buonissimo. Sa di cioccolato. Buono. Infatti è il Bubble Bath. Caramello, vaniglia. Pure sa di cioccolato. Buonissimo. Fatto. Poi protezioni, comunque i solari sono in offerta, se vi interessa vi lascio sempre il link giù nell'info box del mio shop online. Se vi arrivano e ordinate dal mio shop, mi raccomando di taggarmi su Instagram, sia nel mio profilo privato che nel profilo del negozio del mio shop. Ora infatti mi metterò un pochettino a fare qualche reel, qualche post per la mia pagina, così mi metto un po' a lavoricchiare. Poi l'abbronzante, poi è stato ordinato la protezione 50, un'altra protezione 50, però questa è resistente all'acqua, questa è per il viso. Poi questa protezione 15, vorrei tanto sentire il profumo, ma ragazzi, non posso. E poi questo qui 30. Comunque hanno dei prezzi veramente veramente ottimi e le protezioni le potete usare anche per i bambini al di sopra dei 3 anni, non sotto, sopra i 3 anni sì. Comunque in questo momento ad aprile ci sono dei set scontati, nel mese di maggio invece acquistandone uno avrete il secondo solare al 50%, quindi comunque c'è uno sconto notevole e risparmiate anche qualcosina di soldi perché comunque sono fatti bene e vengono anche meno di alcuni prodottini da supermercato. Allora, qui c'è un po' di caos, stavo preparando un ordine, però prima di consegnare mi è venuto in mente che mi possono far comodo delle foto magari da postare a maggio. Lei ha perso un po' di pazienza, penso che abbia un po' di fame la puzzona che si è svegliata ora. Tricche ballacche, si sono fatte le 11:20. Il bello di questo lavoro è proprio questo, quindi fare quello che si vuole, quando si vuole e quando si vuole, l'ho già detto. Comunque, raga, ora allatto un pochettino la piccola perché non vorrei farla arrabbiare. C'è una bufera di pioggia in corso. Che tempaccio, che tempaccio, che tempaccio. Speriamo che il 25 sia una bella giornata perché alla fine facciamo, che cacchio è? Qualcosa. Però il mio compagno non mi vuole dire cosa, ha detto che ci ha organizzato una sorpresa a tutti quanti. Ma il mio compagno è pericoloso, non so cosa abbia in mente. Mi ha mandato una foto, forse sono riuscita a convincerlo a spiccarmi qualcosa. Il mio compagno non mi vuole dire dove andiamo il 25. Ora farò partire una petizione. Io e la Poppittona ci rilassiamo un pochettino. Sta uscendo il sole. Cioè, questo tempo, ragazzi, è pazzissimo. Si è fatta mezzogiorno e mezzo. Si è fatto mezzogiorno e mezzo. Preparato la sacca per gli allenamenti di oggi. Questa
siamo agli allenamenti, infatti andiamo da mia mamma, che lo devo portare, cioè dista 10 minuti da qua, quindi insomma lascerò poi i bimbi con mia mamma. Ho preparato il pranzo al mio compagno che passerà una mezz'ora a casa, io ho preparato anche la cena da portare via perché stasera dopo il lavoro deve andare a fare queste prove che il 18 maggio? Non ricordo. Le prove, insomma a una gara, ecco. Quindi non tornerà a casa, infatti insomma noi ce ne stiamo tranquilli da mia mamma. Sacca pronta, zaino per me pronto con i pigiami per i bambini, tranne quello di Samu. Ho anche i progettini Avon da consegnare, farò tutto oggi, me li porto dietro. Ora cambio il pannolino alla puzzona e gli metto il suo cappottino, la infilo nel loghetto e andiamo a prendere prima Samuele e poi Leo a scuola. Ecco la puzzolona con il cappottino. Guardate che bellini, che saliti. Queste cuffiette, diciamo, antiche, che per appunto fa parte del completino. Troppo, troppo carino. Tutto questo outfit, ovviamente, by Napoli. C'è poco da dire. Noi terroni abbiamo buon gusto. Senza offesa, e a Napoli, ragazzi, ci sono dei negozi troppo sfiziosi, cose che almeno qui in Toscana non si trovano. Quindi, se qualche volta capitate a Napoli e avete bimbi, comunque dovete fare il corredino, date un'occhiata nei negozietti perché si trovano queste cosine carine a pochissimo. Vi consiglio di andarci: uno, perché Napoli è bello, due, perché si mangia bene, perché si può fare un bello shopping a poco prezzo. Siamo tornati a dicembre, cioè no, dicembre andiamo ancora un'altra, però a febbraio tutta bardata. Ok, Polpetta dorme, sono cominciata a studiare, lui deve fare il bagnetto e ora lo faccio addormentare. Dai, inizia a studiare. 116 117, cos'è? Il vivere sul mare. Comunque io non vorrei studiare. Ma devi studiare. Titti, cosa fai? Vedere, vaffanculo, c'è la barba. Che faccio dei bambini. Non so per te. Sono Leonardo e Samuele. Guarda, è una cartone e te lo auguro. Mamma, tanti auguri. E tu fai mia sorella? Ti tocca mio fratello. Come, torta? Eccola, torta, merendina. Che cos'è? Torta. E di chi è? Mia. Di? Taddeo. Leonardo, vieni a casa, vieni. Leo, che stai facendo? Ma stiamo andando agli allenamenti, siamo appena usciti perché ora siamo in macchina, e io ho il naso distrutto, abbiamo lei che è distrutta anche lei per i compiti, abbiamo finito da poco di fare i compiti e Titti sta badando a Leonardo e la Gatide. Perché la chiamano Gatilde? Perché si chiama anche Matilda quando è ragazzina e poi quando è adolescente Matilde, vabbè. E ora si va agli allenamenti. Ecco, siamo un pochino lontano perché dobbiamo arrivare a Santa Filomena. E dico la Sieris. Indovinate che domani avrà il febbrone da cavallo e raffreddato. Samuele è venuto a venire lo stesso allenamento e iniziava anche a piovere in questo preciso istante. Ed era uscito il sole, cioè c'è ancora un po' di sole. Però non è proprio tanto raffreddato.
Però almeno si svaga, perché sono a casa, si piazza davanti alla televisione, magari mi chiede un po' il telefono per giocare, perché poi eravamo da mia mamma, per fortuna non aveva la PlayStation. E quindi niente, l'ho lasciato comunque. E niente, ora credo che andrò a fare a prendere 2-3 cose al supermercato, così mi avvantaggio per domani. Era appena partita, ma sta iniziando tipo a diluviare, a grandinare. Sono tornata indietro, lì nel frattempo è ancora chiaro. E niente, ma non so se gli elementi li fanno lo stesso. Lo sentite? Niente, e i bambini sono in campo, non hanno neanche entrato, ma sta grandinando. Sono troppo apprensiva, vero? Tanto il calcio è così, quindi niente, posso... Ok, mia moglie si sta mettendo il cappuccio, lo vedo da qua. Sono il piazzale davanti al campo, mi staranno prendendo per una stalker. Ma niente, lì continua a esserci il sole e continuano ad allenarsi, quindi niente, dai, posso un attimo a fare quello che devo fare, a prescindere dalla pioggia. Ho detto a Samuele, in caso che si finiscono prima, di aspettarmi nello spogliatoio, in caso poi tanto il mister di solito chiama, tanto massimo finirà 5 minuti prima, massimo. Ok, no, vabbè, sto già smettendo. Sono appena lì, cioè, sono passati 30 secondi dall'ultima clip, eh. Guardate. Questo tempo è pazzo. Vabbè, guido. Allora, mi sono fatta una doccia, mi sono messa una felpa un po' pesante perché fa freddo. E sta iniziando a fare dei tuoni allucinanti. Aveva smesso qualche secondo di piovere, ma ha ripreso un'altra volta. E sono solo le 6:05. Io di solito a quest'ora sono a fare tutti i girini che posso fare, diciamo. Samuele in teoria finisce gli allenamenti alle 7. Ma andrò già lì. Tanto da casa mia è ancora più vicino arrivare là. Cioè, da casa mia mamma sono tipo 10 minuti. Da casa mia tipo 6. Perché poi io e mia mamma abitiamo vicinissime. Ne approfitto ora che in teoria ha smesso per avviarmi al campo, perché ho un po' paura io di guidare con il maltempo, ma non con la pioggia normale, con proprio la bufera. E quindi, dato che sono un po' fifotta, inizio già ad avviarmi e niente, aspetterò là con la speranza che se viene giù un diluvio me lo diano, perché mentre qui stava grandinando di brutto che mi ha chiamato mia mamma, dove ero io, quindi lì al campo di Samuele, era uscito il sole. E ora comunque ci sono dei genitori dei bambini che mi hanno detto che comunque si stanno allenando. Comunque io ora vado là e un tuono, quindi scappo. Io vi saluto, che ci vediamo direttamente anche al prossimo video. E niente, vado. PPPPS, sono appena arrivata, tutto a posto. Qui c'è addirittura un po' di sole, piovizzica minuti no. Quindi niente, ho trovato anche un incidente per strada, perché ragazzi, la gente quando c'è il tempaccio non sa guidare. Io poi ho paura, quindi vado poi pianissimo. E niente, tutto a posto. Quindi ora aspetto che finisca Samuele, quindi mi toccherà sta 45 minuti qui e non farò una pippa. Yeah, al prossimo video.